dopo averne parlato con l'ammiraglio De Giorgi, che è il capo della Marina italiana, di mantenere un impegno che mi era venuto spontaneo dal cuore il giorno della strage dei barconi. Tra l'altro dovevo essere con Alessandra a fare un'iniziativa proprio in Veneto, e giustamente Alessandra interruppe la campagna elettorale per quel giorno, e ho scelto di dire, allora lo dissi in un momento di impeto, ma l'ho detto ragionato, avendo visto i costi proprio ieri l'altro, che l'idea che noi possiamo far finta di non vedere e di lasciare quel barcone dove ci sono chiusi a chiave, nella stiva, centinaia di corpi, tra cui donne e bambini. Li abbiamo visti con un robot, è andato un robottino a vedere dov'è, quindi l'abbiamo trovato, abbiamo capito qual è. L'idea è che noi ci togliamo il pensiero e facciamo finta che quelle storie, quelle persone, non siano mai esistite. E che l'Europa si possa permettere di tenere a 400 metri di profondità, facendo finta di non vedere, i cadaveri di nostre sorelle e di nostri fratelli che sono morti e che sicuramente noi abbiamo il compito e il dovere, a cui abbiamo il compito e il dovere di dare una sepoltura. Ecco, io ho fatto una scelta: noi tireremo su quel barcone, tireremo su quel barcone perché lo dobbiamo a quelle storie, a quelle famiglie, e perché vogliamo mostrare all'Europa che questo problema non è un problema sul quale si può chiudere gli occhi. Oggi il 91% degli immigrati arriva dalla Libia. Perché? Perché si è bombardato in Libia senza preoccuparci del dopo. Lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire? Vogliamo avere il coraggio di raccontarlo o di non raccontarlo? Oggi il 23% di quegli immigrati viene dall'Eritrea e la seconda nazionalità è la Somalia. Perché? Perché per anni la politica internazionale dell'Africa non si è mai occupata. Buonasera e benvenuti a Dai Reporter Sera. Questa sera, come avrete capito dalle parole di Matteo Renzi, il nostro Presidente del Consiglio, parleremo dei profughi, di un'emergenza italiana che va affrontata a livello europeo. Con noi gli ospiti abbiamo Marco Genovese del Movimento 5 Stelle. Buonasera, benvenuto, anche candidato alle regionali come consigliere. Buonasera. Antonio Bressa, Partito Democratico, Padova. Buonasera Antonio. Buonasera a tutti. Benvenuto. Raffaella Nadalutti, l'altro Veneto, anche lei candidata. In bocca al lupo, sono gli ultimi giorni di questo rush finale per le regionali del Veneto. Buonasera. Ermanno Casen, professor Ermanno Casen, il mio direttore responsabile. Buonasera direttore, benvenuto anche a lei. Fausto Fanelli, dirigente nazionale COISP, ma anche responsabile, diciamo, da anni di quella che è l'operatività Ufficio Immigrazione e Questura di Padova. Lei sarà il tecnico questa sera che ci darà una mano a capire cosa succede nel concreto quando arrivano queste persone, l'accoglienza, le problematiche che si verificano poi nel quotidiano a chi lavora in questo settore. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie a lei di essere qui con noi. Siamo in attesa di Stefano Grigoletto, probabilmente per il maltempo è in leggero ritardo, ma lo stiamo aspettando, assessore al Comune di Padova. Con noi anche Carlo Zaramella, lista Tosi per il Veneto. Buonasera, buonasera. Altro candidato, altro in bocca al lupo per questi ultimi 10 giorni. Parliamo di emergenza profughi. Il nostro Presidente del Consiglio rinnova l'impegno a recuperare i corpi di queste 400 persone, parliamo di uno degli ultimi barconi appunto affondati, ma non è solo questo, c'è un problema che va affrontato a livello europeo, non solo italiano. Come risolvere, come affrontare un'emergenza che non possiamo neanche più chiamare emergenza perché è quotidianità? Indubbiamente si dovrebbe innanzitutto modificare la Convenzione di Dublino. Perché? Perché la Convenzione di Dublino ha messo in opera un meccanismo di per sé incredibile, nel senso che il profugo presunto tale che approda sulle nostre coste, nel momento in cui si sottopone all'attività di identificazione, obbliga lo Stato che fa questa attività identificativa anche ad avviare le procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato politico. Quindi in parole molto più semplici, vuol dire nel momento in cui io prendo le impronte di queste persone non si possono allontanare dall'Italia, ma devono aspettare che si concluda il procedimento complesso, faginoroso, molto strutturato, del riconoscimento
della tutela e della protezione internazionale. Ma si possono sottrarre a questo riconoscimento? Sì, loro lo possono fare perché ovviamente la sottoposizione, infatti molti di questi profughi ultimamente stanno già arrivando ben indottrinati, già molto ben informati, vengono a Prodono che già hanno tra le mani biglietti e dei riferimenti di come comportarsi, di a chi rivolgersi, quindi probabilmente hanno fatto una catena informativa, quindi arrivano già che sono come dire, ben preparati e loro sanno che non devono sottoporsi, perché molti di questi profughi che vengono in Italia hanno l'aspirazione di continuare il loro viaggio verso i paesi nordici del nord Europa, quali la Svezia in particolar modo, la Norvegia, la Germania. Questo perché magari hanno già famiglia, sì, familiari o parenti che possono si ricongiungono ai loro parenti, ai loro familiari, e quindi loro non vogliono assolutamente sottoporsi alle impronte. Noi purtroppo non possiamo sottoporli coattivamente con la forza, perché se c'è la collaborazione dello straniero si prendono l'impronta. Ma negli altri paesi com'è? Hanno altri strumenti, leggevo proprio in questi giorni prima di venire da lei, ho fatto delle ricerche anche, hanno altre formule, nei paesi anglosassoni addirittura fanno la raccolta del DNA, altri fanno delle scannerizzazioni dell'iride, fanno delle scannerizzazioni all'orecchio per i cosiddetti calcoli antropometrici dell'orecchio, perché è fortemente identificativo. Ci sono altri strumenti di attività identificativa che non sono quelle semplicemente delle impronte, che ci vuole comunque la partecipazione attiva della persona che viene sottoposta all'attività identificativa. Certo, in questo senso ricordo si sta tenendo proprio a Padova una manifestazione, una marcia, credo che ormai sia terminata, noi abbiamo una giornalista che a breve si collegherà con noi in diretta per capire cosa sta succedendo, chi ha partecipato, una manifestazione che vuole essere un po' una fiaccolata sotto la pioggia purtroppo, pacifica, di molti cittadini che dicono no all'accoglienza dei presunti profughi, quindi un sì all'accoglienza del profugo vero e proprio, ma non accogliamo tutti, non c'è più spazio, poi ci collegheremo con loro. Ovviamente queste sono immagini che sono pervenute qualche minuto fa, quando ancora era chiaro e c'era la manifestazione, si parla di 300 persone presenti, cittadini padovani. Eccoci qua, tra poco avremo le prime interviste che cominceranno ad avere il collegamento con Alice Bragantini. Professor Kasen, un'attenzione europea al problema, non solo italiana. L'Italia da sola non può quasi niente, perché sì, c'è appunto una normativa che impone di tenere nel paese dove viene riconosciuta la persona l'immigrato, il clandestino o comunque la persona che giunge da questi barconi, e spesso l'Italia non ha ottemperato proprio a questa registrazione per far sì che ci fossero dei flussi migratori verso il nord Europa e ci avvenissero anche questi ricongiungimenti. Queste sono alcune delle ipotesi di cui si parla, perché appunto una normativa che impone l'Italia di mantenere sul proprio territorio tutti gli immigrati che vi sbarcano prevede appunto un interesse particolare dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, contro invece paesi del centro Europa meno coinvolti in questo senso. È una normativa sbagliata in questo senso, che va rivista, va attualizzata? C'è sicuramente un tavolo tecnico che ha visto un'Europa presente in questo momento, però molti paesi si defilano, forse, se vogliamo. Ma io penso che il problema è estremamente complesso. Se noi partiamo da un dettaglio per riuscire a capire come è fatto il mosaico, non ci riusciremo mai. O lo guardiamo tutto ed analizziamo le singole parti, le singole componenti, e allora riusciamo a vedere la strategia generale ed eventualmente fare un piano, perché litigare sul fatto che siamo o non siamo disponibili a ricevere queste persone, se siamo buoni, chi è disponibile ad aiutare è buono, chi invece si rifiuta ad oltranza a creare questa, a mantenere questa situazione, diventa cattivo. Il fatto che
non si ha contezza di quello che è il fenomeno nel suo insieme, questo crea una non risolvibilità del problema. Il problema non è risolvibile in questa maniera. Allora possiamo discutere, ma le cose rimangono così come stanno. Se questi signori che stanno adesso percorrendo Padova protestando perché non vogliono un'eccessiva invasività da parte di persone che vengono, i migranti che arrivano a Padova, o quelli che invece lo accettano, nessuno dei due in questa posizione riesce a risolvere il problema. E se noi togliamo questo famoso accordo che determina l'obbligo da parte dell'immigrato di restare in Italia per tutta una serie di motivi, comunque quale altra soluzione si propone in alternativa? Perché il problema a monte corrisponde a 1 miliardo di persone che vogliono venire in Europa. I motivi sono i più svariati. Allora, di persone che arrivano oggi in Europa in questa maniera, chi ha contezza di come è organizzata e qual è l'economia africana? Ce ne sono almeno 900 milioni che stanno peggio. Perché per essere venuti così hanno dovuto pagare, e perché un africano possa mettere da parte 3.000 dollari, 5.000 dollari per forse arrivare in Europa è già ricco. Quindi diciamo che i più poveri, i più disgraziati, non hanno nemmeno né la capacità, né la cultura, né la conoscenza di poter emigrare, come emigrare, dove andare. Questo è il problema. Allora, per carità, tutto si può fare, dobbiamo solo decidere se 1 miliardo di africani arriveranno in Europa. Perché questo è il problema. Perché non si affronta il problema, a suo avviso, per incompetenza, no, non è che per non volontà? Si affronta, no, non è che non si affronta il problema. Noi europei, noi occidentali, diciamo, noi bianchi, lasciamo stare i cinesi che stanno anche loro adesso capendo cosa vuol dire l'Africa, abbiamo creato questa situazione. E l'abbiamo creata in tempi non sospetti, perché abbiamo deportato milioni di africani in America nel 700, nell'800, e c'erano gli stessi meccanismi di trasporto, anzi forse peggiori, di quelli che ci sono adesso. E abbiamo desertificato l'Africa perché mica andavano a prendere i peggiori, sceglievano anche quelli che avevano capacità di costruire, di fare, gli artigiani africani venivano presi e deportati, abbiamo desertificato, poi abbiamo colonizzato anche l'Africa. Adesso non è più possibile colonizzare perché è economicamente non produttivo. Allora andiamo a portare via quelle che sono le materie prime senza pagare il prezzo esatto che costano queste materie prime. Allora, se noi abbiamo creato in 3 secoli la miseria che c'è oggi e abbiamo tolto ogni forma di sviluppo all'Africa, oggi quel minimo che possiamo fare è quello di aiutare l'Africa, ma non siamo in grado di farlo. Perché né io né Renzi né nessuno qui dentro ha la capacità di poterlo fare, anche se parliamo per 3 settimane. Perché ci sono delle multinazionali che ci passano sopra? Perché sono delle multinazionali che sfruttano i paesi africani, esportano petrolio a prezzi irrisori, parliamo di 1 centesimo a barile, e poi lo vendono a 40, 70, 200 dollari a barile. Il costo del petrolio all'origine è infimo, lo si butta via. Addirittura certo petrolio non si estrae neanche perché non è sufficientemente produttivo. E quando i pozzi petroliferi
arrivano a un certo punto, non conviene neanche più sfruttarli, si abbandonano. Allora, e noi non paghiamo. Quindi quel paese non diventa ricco. Diventano ricchi solo alcuni che consentono questa sorta di truffa. E quindi sono i governi sostenuti dalle multinazionali. E questa è l'Africa. No, tutti ci mettono le mani dentro e tutti portano via. Poi adesso la cosa viene scaricata invece sui cittadini europei che sono a loro volta sfruttati perché dobbiamo comprare il petrolio, dobbiamo comprare i telefonini, quindi avere il prodotto che fa i telefonini, piuttosto che comprare altre cose che arrivano dall'Africa non pagate. Il caffè viene pagato una cifra infame e qui viene versato una tazzina a 1,10 euro. No? 1,10 euro con 5 dollari una persona lavora un mese in Uganda per sul caffè, non so certo. Se mi spiego, c'è un rapporto, questa situazione che è insostenibile per l'Africa e sopra di queste ci guadagnano le multinazionali nel prendere a prezzo bassissimo e a vendere a prezzo altissimo, invece in Europa, in Africa, in America, in qualsiasi altro posto. Quindi noi siamo vittime benestanti però, perché molti di noi sicuramente non possiamo paragonarci agli africani, siamo vittime di un meccanismo che continua a raccogliere denaro all'infinito, va bene, e lo stocca nei paesi, diciamo, nei paesi dove il denaro si può mettere e non si dà conto di nulla. Questo certo. È il problema. Allora, serve oggi discutere se... A che cosa può arrivare una discussione di questo genere? Allora, noi potremmo cercare di chiarirci le idee, ma se non riusciamo a creare chiarezza su quello che sta succedendo veramente, non è che la persona che viene ospitata dalla signora Maria che prende i 35 euro risolva il problema, oppure se il barcone dal fondo del mare viene sollevato e giustamente e umanamente, perché aveva anche un aspetto umano, certo. Portato e i cadaveri vengono sepolti umanamente, questo è giustissimo, ma il problema sta diventando una valanga, non si ferma al barcone, certo. Allora noi abbiamo bisogno di politici che non siano soggiogati dalle multinazionali e che diano una risposta alternativa responsabilizzando la gente e facendo conoscere alla gente quello che è la realtà che stiamo vivendo. Certo, grazie direttore. La regia mi chiede il collegamento e la linea. Alice Bragantini collegata in diretta da Padova. Alice, buonasera, a te la linea. Ancora, ecco di qua, ti vedo in questo momento, chi hai con te? Buonasera Claudia e buonasera a tutti i tuoi ospiti. Ecco, questa sera la fiaccolata silenziosa che si è snodata per le vie di Padova. E appunto qui a fianco a me ho i rappresentanti di questa fiaccolata di 300 persone. A fianco a me Massimiliano Pellizzari dell'Associazione Commercianti Centro. Sentiamo il vostro slogan questa sera: casa padovani e non ai clandestini. Perché? Beh, allora, prima di tutto non eravamo in 300, basta guardare i filmati, c'era una coda chilometrica e io capisco che adesso ci sarà nei prossimi giorni la battaglia sui numeri. Eravamo come minimo 600-700 persone e questa è stata una fiaccolata silenziosa, civile e voglio dire, diciamo, organizzata da manifestanti come noi, che non siamo manifestanti di professione, e abbiamo vinto contro tutto, abbiamo vinto con i numeri, ma abbiamo vinto contro un meteo avverso, abbiamo vinto contro minacce e intimidazioni che sono arrivate sulla nostra pagina di Facebook incessantemente negli ultimi 10 giorni, abbiamo vinto contro i boicottaggi lanciati dal diciamo partito che ovviamente governa la nostra nazione, e quindi questa è stata veramente una grandissima prova di civiltà. Che cosa abbiamo voluto dire in buona sostanza? Che Padova è una città accogliente, ma questo modo di fare accoglienza
lo rispediamo al mittente perché non ci convince. Innanzitutto si tratta di assistenzialismo e non di accoglienza. L'immigrato quando viene qui viene illuso di avere un futuro, non ha futuro perché il futuro non c'è neanche per noi. Ci sono tanti cittadini padovani che sono sull'orlo dell'indigenza, però stanno in silenzio, sono tranquilli e cercano ovviamente di sbarcare il lunario. Quando arrivano qui centinaia e centinaia di immigrati, dobbiamo già saper dire a loro che qua non troveranno un posto di lavoro. Quindi noi dobbiamo cercare di fare accoglienza in un altro modo. Poi abbiamo capito che questo modo di fare accoglienza è un grandissimo business per qualcuno, sicuramente non per gli immigrati, neanche per i cittadini italiani. 35 euro al giorno che vengono così suddivisi, 25 alla cooperativa e 10 euro al giorno per immigrato viene dato al proprietario dell'appartamento. Se noi investissimo tutti questi soldi nei loro paesi, avremmo già costruito nel continente africano a quest'ora strade, ospedali, autostrade, diciamo acquedotti e quant'altro. Quindi diciamo che poi i padovani hanno memoria lunga, sappiamo che Vianelli è nata proprio perché c'era un gruppo di proprietari di appartamenti che hanno voluto fare speculazione perché hanno capito che era economicamente più vantaggioso affittare a prezzi più elevati a cittadini stranieri e poi la situazione ovviamente ha perso il controllo. Un modo quindi secondo voi per alimentare anche il business delle cooperative? Non siamo noi che lo diciamo, ci sono intercettazioni telefoniche dove in quel di Roma si diceva si fa più business, si guadagna di più con un immigrato rispetto allo spaccio di sostanze stupefacenti, quindi è un business enorme e c'è qualcuno che ci guadagna. Diamo adesso la parola ad una donna, Donatella. Cosa ne pensi? Io volevo solo dire una cosa, premettendo che noi non vogliamo i clandestini, perché i nostri politici hanno pensato di pagarli, ma li mandino almeno a fare lavori sociali, utili. Si è parlato di lavori socialmente utili. Sì, cos'è che fanno? Perché quando sono qui vengono pagati e poi vanno a delinquere. Noi ce li troviamo dappertutto, nei negozi, per le strade, e le donne che vengono violentate, bambini che non sono sicuri, ma non li vogliamo, basta, questo solo volevo dire. La manifestazione di questa sera è stata fatta appunto non contro i profughi ma contro i clandestini, contro la delinquenza. Diamo la parola adesso ai giovani, siete stati duramente contestati questa sera, cosa ne pensi? Ma noi siamo stati contestati, ma noi siamo fieri di aver fatto questa fiaccolata, anche perché ribadiamo il concetto che Padova è una città accogliente, ma è accogliente nei confronti di chi viene qui e si integra. L'integrazione è un processo che va voluto e noi vogliamo che questa gente venga qui e si integri e lavori come fanno tutti i liberi e onesti cittadini. Proprio i giovani questa sera vi hanno urlato no al razzismo, cosa rispondete? Ma non è questione di razzismo o non razzismo, intanto erano 10 persone, noi eravamo almeno 600-700 persone e già i numeri danno atto di dove sta la maggioranza di padovani. Secondo luogo io vi do un'immagine, abbiamo una famiglia veneta, una famiglia padovana che vive in un'auto, dorme in un'auto, non ha di che mangiare, alloggia davanti ad un hotel dove all'interno dell'hotel ci sono 30 immigrati che prendono pranzo, cena, hanno la piscina, hanno il cellulare gratis e si lamentano anche di quello che mangiano. E i nostri cittadini italiani guardano quell'hotel con la bava alla bocca, perché noi non abbiamo più rispetto della nostra gente. Prima gli immigrati e dopo gli italiani, ma su che mondo? Ma su che mondo? Lei giustamente ha citato prima una piccola contestazione che c'è stata. Io vorrei che le persone intorno a me, se volessero a destra o a sinistra, noi non andiamo coi caschi come hanno fatto quei giovani a Milano, noi non lanciamo le sedie, noi ci mettiamo la faccia perché abbiamo l'idea di difendere, non andiamo in giro a bruciare le vetrine e a spaccare, perché quelli non sono giovani, quelli sono i primi che vanno a prendere la droga da quelle persone contro le quali noi combattiamo per poter portare avanti una Padova più sicura e più libera per noi padovani. Bravo. Io Claudia, se non avete domande vi restituirei la linea. Grazie Alice del collegamento, chiamaci quando vuoi per ricollegarti in diretta con lo studio. Una manifestazione fatta di cittadini, intanto benvenuto Assessore.
ha trovato un po' di traffico, il meteo non è favorevole questa sera. Eravamo in collegamento con la manifestazione del centro di Padova, sembravano essere appunto, inizialmente sembravano 300, forse sono di più, 600, 700, 800 persone, vedremo i numeri poi che ci daranno le forze dell'ordine domani. Antonio Bressa, una manifestazione pacifica, una marcia silenziosa, cittadini che chiedono di più dalle istituzioni, in particolare dal governo. Certo. È evidente che tutti hanno la libertà di manifestare le proprie idee, chiaramente non sono le nostre, perché di fronte a un fenomeno complesso, lo diceva anche il professor Casen, come quello dell'immigrazione, la risposta più semplice da dare è quella noi non li vogliamo. La risposta più semplice è quella di alimentare le paure e man mano poi che si avvicina alla scadenza elettorale, guarda caso questi temi iniziano a essere sempre più presenti a livello di comunicazione politica da parte di una certa fazione politica. E non credo appunto che sia una semplice coincidenza, ma c'è proprio la volontà di come dire, fomentare una certa diffidenza, una certa sensazione di fastidio che si prova di fronte a un fenomeno così difficile e così complesso per avere un tornaconto elettorale. Però io credo che la politica, di fronte a un tema difficile, debba dire parole di verità ai cittadini piuttosto che agitare semplicemente le paure. E la verità è molto semplice, c'è un fenomeno che è mondiale, che non riguarda l'Italia ma riguarda l'Europa. E di fronte a un'emergenza di questo tipo, noi non possiamo lavarci le mani dicendo non li vogliamo. Finché arrivano e finché l'Europa non si decide di trovare una soluzione, dobbiamo mettere in campo delle soluzioni. Allora noi come Partito Democratico non diciamo venite tutti qui, non diciamo neanche però non li vogliamo, perché nel momento in cui arrivano dobbiamo avere delle soluzioni per far sì che non ci sia emarginazione sociale e quindi insicurezza. Quali sono le proposte che mettiamo in campo fin tanto che la situazione è questa? Per esempio quella di dire, piuttosto che ammassarli in grandi spazi come possono essere le caserme o gli ospedali dismessi, facciamo un sistema di accoglienza distribuita e diffusa, in modo che ci siano piccoli gruppi che possono essere più facilmente integrati piuttosto che in grandi spazi, in grandi stabili. E proprio il fatto di andare contro il sistema di ospitalità subito, però, anche nelle case senso, è il modo migliore, scusi, parla. Finisco il ragionamento, per spingere sì? I prefetti a requisire grandi stabili e creare i ghetti, che è proprio quello che non vogliamo. Certo, ma in questo senso c'è stato un bando di qui a poche settimane fa dove si è parlato appunto di accoglienza che si avvalesse anche di strutture private come alberghi o appartamenti. In questo senso la normativa è chiara nel voler distribuire o starà poi al singolo, dando quindi la possibilità di ricreare dei ghetti? Perché se il bando di per sé non prevede questo tipo di attenzione che lei giustamente dice, certo, una distribuzione capillare, ma può magari in un comune minore, con le nostre terme sono un esempio, sono in comuni molto piccoli, con strutture alberghiere molto importanti, allora se una struttura di questo tipo comincia ad accogliere senza una gestione politica di territorio, allora sì, si viene a creare quello che è il timore che dicevano quei cittadini, un'altra via Anelli, è la gestione che deve prevenire, esatto, ovviamente certe tipologie, esatto, di fenomeno. C'è proprio bisogno di una gestione politica, di una gestione degli enti locali, quindi in particolar modo da parte dell'amministrazione comunale per quanto riguarda Padova, e poi a livello allargato c'è anche una regia regionale, ma in entrambi i casi, sia per quanto riguarda l'amministrazione comunale che quella regionale, mi sembra che questo ruolo non è stato esercitato. Perché dico questo? Perché questi amministratori, che poi sono entrambi della parte politica della Lega Nord, fanno una semplice lamentela rispetto a quello che è questo tipo di fenomeno e probabilmente interpretano anche un disagio che c'è tra i nostri concittadini e sarebbe sbagliato negarlo. Però quello che gli si chiede è di trovare delle soluzioni e fare in modo che questo disagio possa andare scemando, proprio perché si trovano delle soluzioni concrete, aspettando che l'Europa faccia di più. Quello che invece noi denunciamo è che questo ruolo di regia non viene esercitato. 19 milioni ha preso Zaia per gestire questa emergenza. La Serracchiani dice, nella mia regione, il Friuli Venezia Giulia, non abbiamo i problemi che ci sono in Veneto perché distribuiamo in tanti comuni e non c'è questa percezione da parte dei cittadini. Io non ho mai visto Zaia andare dai comuni a pianificare il sistema di accoglienza. È questo che denunciamo. Per prendere qualche voto in più si sta lasciando queste persone allo sbando senza un sistema di accoglienza reale e che funziona. Continueremo a denunciarlo e chiedere che la politica faccia quello che deve fare, cioè dire la verità e trovare soluzioni. In questo primo momento non lo vedo da una certa parte. In questo senso andiamo in pubblicità, poi sentiamo il presidente del Consiglio del Comune di Padova, Marcato, e poi il sindaco Massimo Bitonci.